ringraziamo per Rocco che mi ha dato la forza di arrivare fin qua. Hai ringraziato a San Rocco, mamma? Ma mi dovete, mamma, che ci ringraziate a San Rocco? Va bene, ringraziamo tutti quanti San Rocco, eh? E facciamo un bello discorso. Oh. Signora mia, 25 anni fa, tra me e voi c'è stato quel che c'è stato, va bene? E che volete, se era stata la gioventù, le acque diuretiche, le foreste imbalsamate di fiuggi? Non indaghiamo, non giudichiamo, ma è inutile ammacciare. Insomma, 25 anni fa c'è stato quel che c'è stato, ed il frutto eccolo qua. Mamma mia, mamma. Dunque, c'è stato quello che c'è stato. Ora, quello che io voglio chiedere è come si fa, signora, colmare un vuoto di 25 anni così da un momento all'altro, eh? Vi vedo con sensibilità. Il vuoto è incolmabile. E insomma, veniamo al soldo. Signore, io sono disposto a provvedere. Fissate voi la cifra. Oddio, ma che cosa dite, San Rocco mio? Noi siamo benestanti e non degradate il valore. La vita costa questo dei beni materiali. Noi andiamo trovando calore, babbo. E a me, non sì, signore. E vedendo calore che diamo poco dopo quello che avete fatto. A proposito, mamma, ma voi dicessimo che era un pezzo tu, mamma, due pezzi. E vabbè, c'è che col tempo si arrabbia, ma con che piacere, signora. Ah, non mi potete riconoscere, è passato così tanto tempo. Il tempo purtroppo ha fatto il suo dovere. Ha avuto un tracollo. E quindi, forse non vi ricordate, ma io adesso vi dico solo due nomi. Amalfi e la regata storica. Vi ricordate? La grotta dello Smeraldo. Ma da grotta. La signora Norma! La croce! Come... Signora, come state? Grazie! Bene! Sì, vi ricordate la ragazza storica? Ma eravate bionda all'epoca! Mi sono dovuta fare nere perché... Vabbè, comunque vi ricordate! Sì, come non mi ricordo, che la vittoria che avete avuto sul Pisa, Genova e Venezia! Ricordo che mi portaste con la vostra barchetta al mare e questo mare è bellissimo e voi cantavate, cantavate e voi mentre cantavate andavo nella grotta dello Smeraldo e con questa voce vostra virile mi avete appassionata e cantavate ah 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 per le mani tante sì. Io ne tengo un altro in petto e ne unisco tutte e due, le patte mie, patte tue, e ricordo il nostro amore. Io ne ricordo con la manzè. La manzè vostra, non ci va dare. Bene, è il bambino, signora. Ah, lo faccio all'improvvisato. È nato dopo 9 mesi. Ah, oh, prima di Dio, è nato dopo... Oh. È nato. Scusate, scusate, il bambino è nato dopo 9 mesi. Dopo 9 mesi dalla regata storica. Sì! Scusate, ma allora il bambino non è figlio a me, è figlio a Strossner. Sì. E allora che c'entro io con la grotta del Ciociano? Avvocato! Ma voi non c'entrate niente. Perché il figlio vostro è il destino e il vostro è nessuno ve lo tocca! Quindi è nato prima. Ah, dicevo io, ma quello già ci stava da 3 anni! Era Chiavarello! Chiavarello! Era Pezzolino, si chiama Chiavarello! E stava con me! Che figlio suo! Certo che è figlio suo! Ma quello della grotta dello Smeraldo è figlio vostro! Vi è piaciuta l'improvvisata? No. Io ero giovane, appassionata, inesperta. Mi
dovete credere, è stata solo una passeggiata in una grotta. E a me lo dite! Signor, scusa, non è che quando siamo andati nella grotta, io e voi, nella grotta dello smeraldo, nascosto stava pure la papà. Mamma mia.
che sa. Sono sempre. Scendi da per lui. Sì, avvocato. Mi devo fare una domanda. Ma tra noi due che siamo? Che io sono zio di vostro figlio e voi zio di mio figlio. No, dico tra noi due che siamo. Strossano il fascismo, vanno poco in giù. Cosa siete? Che ho fatto una preoccupa. Che cosa siamo? Ci sto pensando. Che cosa siamo? Siamo compadri. No, compadri. No, scompadri. Scompadri. Oh, insomma, basta, basta, rinterreggio. Voi siete padre di vostro figlio e io sono padre di mio figlio. Ecco qua. Da domani vi passo gli assegni familiari. No, no, no. Bene, via, intanto riprendete. No, no, mi metto qua al lavoro. Non lavoro più. Adesso presentiamo lo spumante già entrato. Si può? Si può. E voi già siete entrati, voi chiedete permesso. Scusa, ma chi si sa? Io vengo per la torcia. Per la torcia? E avete sbagliato, qua non si fanno le opere, dovete andare al San Carlo. Fate poco lo spirito! E tu dici? Coppio di, tu vieni per la nuova. Per la nuova? Non maiore. Non siete voi, eh? Vi do questa impressione. Ma io non guardavo come dite, cosa volete, chi siete? Appuntate Macalone. E venni per avere notizie del vostro figlio Luciano. Lucianino sta in mezzo al mare in vacanza. Ah, ieri in vacanza. No, adesso, non ieri. Ora, ora, ora. Attrevo un fonogramma che vostro figlio ha Eva. Che leggerezza! Leggerezza. Sì, sì, quella Eva leggero, leggero. Ma perché lo venite a cercare qua? Per forza. Quando un figlio ce lo aiuta, dove va? Nel seno materno. Veramente. Grazie di Cristo. Non c'è nessuno. Ah, magari ci posso. Festeggeremo tutti quanti insieme questo bel avvenimento. Festa? E che festeggiate? Guardate, adesso vi spiego. Noi qua, non praticamente è difficile, ma insomma siamo tutti figli, padrini, moglie, marito, insomma. Siccome in passato tutti quanti abbiamo commesso qualche peccatuccio, noi ci siamo pentiti e abbiamo deciso di fare tutti insieme una nuova famiglia. Padrini, pentiti. Pentiti. Nuova famiglia! Cavurria! Cooperativa Grotte Riunite. Io ancora devo capire una cosa. Grotta del Ciociano, Grotta dello Scenario, Grotta dei Fratelli Bandieri, Grotta di San Pancrazio. Ma io vorrei sapere perché siamo andati a finire tutti